sono le prospettive, le ipotesi che accetti senza riserva e che dia la lista dei ministri o che il tutto avvenga a più riprese? Allora, dunque, non è, innanzitutto buon pomeriggio. Questo non è chiaro perché si era sparsa la voce oggi, oggi pomeriggio quando sono arrivato, che probabilmente lei si sarebbe presentata con la lista dei ministri, e questa tesi era accreditata dal fatto che Giorgia Meloni si è presentata qui, alcuni l'hanno vista con dei fogli in mano. A quel punto molti hanno pensato che lei si ripetesse, insomma, il caso del 2000, del 2008, quando all'indomani della vittoria delle elezioni politiche che erano scaturite dalla caduta del secondo governo Prodi, Berlusconi si presentò qui con la lista dei ministri, lesse la lista dei ministri, poi andò dai presidenti delle due Camere e poi poche ore dopo, il giorno dopo, giurò con i ministri. Molti ritengono che lei abbia pensato anche a questa evenienza, però siccome, diciamo, dell'accettazione della fiducia, anche della presentazione della lista soprattutto della lista dei ministri, è una procedura che possiamo definire, come si può dire, d'un virale. Allora, nel caso ci fossero dei dubbi o comunque delle riflessioni ancora da fare, la Meloni ritornerebbe qui per accettando l'incarico con riserva per poi presentarsi poche ore dopo con la lista dei ministri, se non il giorno dopo. Comunque, come sapete, i tempi sono abbastanza ristretti per tutte le mosse, le procedure da fare, anche perché poi ci sono in ballo diverse questioni internazionali. Per esempio, l'incontro col presidente francese Macron, che viene qui domenica e lunedì, incontro diciamo, al quale il presidente della Repubblica tiene molto, perché insomma è un trattato importante che prende proprio il nome di questo posto, il trattato del Quirinale, che venne, diciamo, concepito nel periodo del governo Gentiloni, che venne un po' addormentato durante il primo governo Conte e riprese quota durante il secondo esecutivo guidato dall'attuale leader del Movimento 5 Stelle, che ieri è venuto qui spiegando a tutti quali sono, diciamo, gli obblighi di fedeltà alla NATO e Certo. all'Unione Se, Europea. spieghiamo una cosa, Franco, che chiaramente, perché poco fa Macron ha detto di avere in agenda l'incontro con Mattarella e con il Papa. Con Meloni non so, ha detto, però ovviamente questo fa parte anche del rispetto che si deve alla vita istituzionale di un paese che sta al massimo livello istituzionale verificando diciamo, il tentativo di dar vita ad un nuovo governo. Quindi da parte di Macron sarebbe stato piuttosto improprio dire che ha già in agenda un incontro con Giorgia Meloni, addirittura prima ancora dell'incontro dell'incarico del conferimento dell'incarico da parte del capo dello Stato. Quindi questo a confermare quanto tu ci dicevi invece sul fatto che l'incontro di Macron con Giorgia Meloni, oltre che con il capo dello Stato e poi per quel che concerne il Vaticano, lo Stato Vaticano, con il Papa, è quanto mai possibile, una volta però che Giorgia Meloni sarà entrata in carica e il governo, ricordiamo, entra in carica all'atto del giuramento. Qui da parte di Macron non era possibile altra risposta che quella che ha dato. Ha detto Meloni ancora non so, perché ovviamente deve aspettare diciamo che si completi l'iter di perfezionamento della nascita del nuovo governo. Ecco, solo questo, no? Rispetto a quello che è sulle agenzie. Prego, la Franco. Sì, il problema è proprio questo, anche perché, insomma, c'è anche un'altra questione importante da ricordare, che è quella del Consiglio
del Consiglio europeo, cioè il presidente in carica formalmente resta ancora Mario Draghi, sarebbe uno sgarbo istituzionale che mentre lui è ancora formalmente in carica si possa diciamo, mettere in piedi un incontro con il presidente della Repubblica francese da questo punto di vista. Infatti, proprio per questo credo che Mattarella abbia aspettato il ritorno in Italia Certo. di Draghi per poi procedere ulteriormente per conferire E i l'incarico. nostri ascoltatori sanno come possono verificare, avendo seguito in diretta la conferenza stampa di Draghi di fine Consiglio europeo e adesso con te la fase di colloquio del capo dello Stato con Giorgia Meloni, quanto questa consecutio sia stata appunto rispettata, perché la fine sostanzialmente diciamo, del Consiglio europeo è stata poi sancita da questa conferenza stampa con cui Draghi ha anche di fatto preso congedo anche rispetto ai giornalisti presenti, alla stampa, ma anche ha fatto un po' un bilancio, se vogliamo, e che bilancio del proprio mandato, tant'è che fra l'altro diamo una notizia a Lanfranco a tal proposito, perché le agenzie scrivono che il presidente Silvio Berlusconi ha telefonato al presidente del Consiglio uscente Mario Draghi per salutarlo, per ringraziarlo del prezioso lavoro svolto e gli ha augurato nuovi successi. Quindi di fatto in questo senso dicevamo una sorta di congedo. Prego Lanfranco, no, non... Allora, io spero che non ci sia più il disturbo, perché il tecnico mi segnalava che c'era un disturbo. Sì, Allora, in effetti c'era un devo po' di spostarmi. fastidioso. Adesso lo sentite il disturbo? No, mi sembra di no. Ok, va bene, va bene. Allora, sì, è proprio questa diciamo, la questione che riguarda appunto diciamo, il ringraziamento di Berlusconi nei confronti di Draghi. Come sapete, il rapporto tra i due è stato oggetto di una disputa politica anche all'interno di Forza Italia, perché molti si erano stupiti del fatto che Berlusconi abbandonasse Draghi lo scorso luglio per concepire un'iniziativa contro il governo Draghi, che poi, come sapete, lo scorso portò al Senato alla caduta del governo Draghi, che non accettò diciamo, la riformulazione di una nuova maggioranza senza il Movimento 5 Stelle. Questa situazione provocò all'interno di Forza Italia una spaccatura molto grossa, perché noi ricordiamo che in quei giorni molti esponenti politici di Forza Italia, anche all'interno del governo, lasciarono proprio Forza Italia. Lo fecero Maria Stella Gelmini, che era ministro che è tuttora ministro degli affari regionali, la Carfagna, che era ministro per il Sud, e Renato Brunetta, che è ancora per poche ore ministro della funzione pubblica. Poi ci sono stati anche diversi abbandoni, come quello di Andrea Gangini, di Gigi Crocello, insomma tutti esponenti politici che insomma, hanno lasciato Forza Italia, e quindi molti si erano stupiti di questo atteggiamento di Berlusconi per concepire insieme alla Lega un'iniziativa che poi avrebbe provocato questa difficile situazione politica. Ricordiamo che era stato lo stesso Berlusconi nel lontano 2010-2011 a volere proprio Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea, su uno degli ultimi successi di Berlusconi prima che cadesse il suo governo e ci fosse quella crisi che poi avrebbe portato alla presidenza del Consiglio Mario Monti, che accompagnò il nostro paese in una situazione particolarmente difficile che fu quella poi delle elezioni politiche del 2013. Noi per mesi, durante il governo Conte 2, avevamo sentito parecchi esponenti di Forza Italia avere un governo con alla guida Draghi, quindi questa telefonata non
Non sorprende nessuno perché insomma Berlusconi in qualche modo vuole ricucire anche con che è successo. Insomma, ci sono state parecchie polemiche su questo che abbiamo ricordato. Noi stiamo aspettando quindi. Intanto possiamo dare ancora una dichiarazione di Macron che riguarda Giorgia Meloni e che, lo ricordiamo, è a colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Alain Franco. Il Presidente francese Macron si è detto pronto a lavorare con la futura Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, ma ha specificato che l'avrebbe incontrata a Roma, dove andrà domenica, solo se fosse stato, tra virgolette, utile, perché dice: voglio rispettare le consuetudini nei confronti del Papa e voglio anche poter parlare con il Presidente Mattarella e poter fare ciò che è utile, pur essendo rispettoso. Quindi lo vedremo lunedì. E qui c'è proprio tutto quello che dicevamo, cioè il senso di dire aspettiamo, insomma, per adesso c'è il Presidente della Repubblica, quindi oltre che il Presidente uscente Draghi, che però, ripetiamo, ove dovesse, come probabile, arrivare entro il fine settimana il giuramento del governo Meloni, terminerà il proprio mandato all'atto del giuramento e quindi il Presidente del Consiglio diventerà Giorgia Meloni. Quindi per questa visita, che non so quanti precedenti ci siano di una visita a cavallo fra due governi di un capo di Stato così importante, che la Francia è, come Guarda, ricordavi tu. io Prego. a memoria, dunque, tra due governi, insomma, so, dunque, da quello che ricordo io, cioè non perché ero presente, ma forse in un momento così di transizione, credo che di ricordare la visita di Kennedy a Roma nel 1963. Lui venne, credo, il 30 giugno. Il primo luglio del 1963 e si era da poco insediato il governo Leone, era uscito dalle elezioni politiche dell'aprile del 1963. Quello era un momento di grande cambiamento perché credo che Kennedy arrivò a Roma il giorno dopo l'incoronazione di Paolo VI, perché Kennedy doveva fare un viaggio a Roma e l'incontro era proprio Giovanni XXIII che è morto, credo, all'inizio di giugno del 63. E lui lo incontrò appena fu, credo, il primo incontro che fece il Papa internazionale con Kennedy, che era venuto a Roma. Io credo che poi, ecco, questo accadde. Poi, tra l'altro, la cosa curiosa di quel viaggio di Kennedy è che a Roma c'era anche come turista Nixon, che stava praticamente facendo il turista con la moglie e diciamo, lo fotografò, lo riprese in Campidoglio mentre lui incontrava il sindaco di Roma, in un momento di grande transizione politica in cui cambiava sia contemporaneamente il presidente del Consiglio, che era Leone, che guidava un governo balneare perché non si riuscivano a mettere d'accordo per il centro-sinistra, c'era una grossa disputa. Allora, nell'attesa di decidere che cosa si sarebbe fatto, c'era Leone con questo governo di transizione. Tra l'altro, credo che venne a prendere Kennedy, il presidente della Repubblica, segni, e poi si incontrarono anche col presidente del Consiglio Leone. Insomma, quella fu una visita memorabile che capitò in due fasi di grande transizione della politica italiana, per quello che Beh, un precedente posso. molto molto importante, uno snodo davvero importante, anche poi insomma, quello che per la nascita successiva del primo centro-sinistra in Italia, insomma, veramente una fase importante quella che E sì, poi c'è. tra l'altro ci fu, credo, anche una polemica con Andreotti, tanti colloqui che fece. Io credo che in quel periodo, se non sbaglio, Andreotti era il ministro della difesa. Allora, nei colloqui che fecero, gli chiesero a Kennedy che cosa ne pensava del governo di centrosinistra, e allora lui disse: ma sì,
A me sembra una cosa interessante, per me potete farla. E di questa cosa qua poi tra l'altro si risentì molto, credo, Andreotti, che disse: ma come si permette questo? Cioè, non glielo disse faccia a faccia a Kennedy, però lui rimase un po', diciamo, molto sorpreso di questa cosa. Credo che tra l'altro lui accompagnò Kennedy qui anche a Piazza Venezia, qua poi credo che Kennedy fece un fuori programma, andò anche ad incontrare la folla, fece un fuori programma che mise in subbuglio le forze dell'ordine italiane. Quindi quella era una fase di grande conflitto politico che poi avrebbe portato nel 64, già alla fine all'inizio del 64, alla nascita di un governo Moro che poi cadde proprio all'inizio dell'estate del 64. Credo anche in una situazione economica molto particolarmente difficile, perché secondo molti noi in quel periodo lì avevamo anche rischiato una sorta di crack economico, però insomma siamo molto lontani Da quelle condizioni, diciamo così. E Da quelle condizioni, Lanfranco, almeno lo spero. a proposito degli Stati Uniti, diamo al volo, ci dai tu il destro, la notizia che Steve Bannon, l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump e suo stratega alla Casa Bianca, è stato condannato da una corte federale di Washington a 4 mesi e a 6.500 dollari di multa per oltraggio al Congresso, perché si è rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell'indagine sull'assalto al Capitol Hill. Secondo i procuratori, da quando ha ricevuto il mandato di comparizione, Bannon ha perseguito una strategia in malafede di sfida e disprezzo. Anche Trump è destinatario di un subpoena per testimoniare davanti al Congresso. Questa è una notizia di pochissimi istanti fa, o minuti fa, diciamo. E poi dicevamo, vedo da quello che capisco, grande presenza di stampa al Quirinale, a proposito di. Ci sono tanti giornalisti. Dunque, io poco prima del collegamento, stavano dando per imminente l'uscita immagino del segretario generale del Quirinale, però poi non so che cosa sia successo. Certo, sono già diciamo 45 minuti che la Giorgia Meloni è dentro nello studio della vetrata del Presidente della Repubblica. Il segnale che forse non sta uscendo nessuno, insomma, il fatto anche che tutti i cronisti delle televisioni si sono messi seduti e quindi diciamo non sono Non in c'è una preallerta, diciamo. no, non c'è in questo momento preallerta. Io provo anche a rompere a qualcuno, se sei d'accordo, per Prego, chiedere Franco. qualche valutazione. Provo, posso disturbarti nuovamente? Sono in diretta sempre su Radio Radicale. Se, ok, se sono del manifesto. Allora, sta durando tanto l'incontro, secondo te? Beh sì, quanto è? Tre quarti d'ora Sì, adesso più tre o meno, quarti d'ora, sì. sì. Sì, tre quarti d'ora. Evidentemente siamo per conoscere questa lista, Ma evidentemente. secondo te lei è venuta già con una lista pronta? Probabilmente sì, visto il tempo che sta passando, ma naturalmente, siccome, come sappiamo, i ministri li nomina il Presidente della Repubblica su indicazione della Presidente del Consiglio incaricata, con Mattarella che sta facendo, diciamo, la verifica su tutti i nomi. Ho capito. Quindi, secondo te ha fatto bene a fare questo? Se l'ha fatta questa mossa che la mette sulla scia di Berlusconi, insomma, il Berlusconi di questi ultimi giorni l'ha spinta a bruciare i tempi anche Molta fretta, sì, io stamattina ti dicevo che immaginavo che avrebbe accettato l'incarico con una riserva molto da sciogliere velocemente stasera o domattina. Pare invece che lo stia facendo adesso più lunga per accettarlo, diciamo, senza riserva. C'è il precedente di Sì, Berlusconi, c'è anche certo. altri più lontani, diciamo così. Sì. Però ecco, stamattina erano tanti, tantissimi, è durato 7 minuti, adesso è venuta soltanto lei e sta durando
7, allora quanto fa 47? È durato per adesso quasi 8 volte di più. Ebbene, cioè, abbiamo saputo poi dopo, no, che ha parlato soltanto, sono limitati a, diciamo, confermare il fatto che indicavano tutti lei, e adesso c'è molto più da fare. Ma del resto lo ricordi, abbiamo storie precedenti, c'era un momento in cui addirittura con Napolitano presidente, in cui i ministri venivano scelti e chiamati al telefono direttamente da queste stanze dal Presidente della Repubblica. Non credo che sia questo il caso, però evidentemente c'è da fare una verifica nome per nome. Ho capito. Però non ti stupiresti, Mattarella adesso sta girando la rotella del telefono, utilizza una... Ma non credo, francamente, perché poi i nomi li abbiamo visti e ci sarà sicuramente qualche sorpresa dell'ultima ora. Abbiamo visto anche, ci sono già notizie, circolano su clamorose esclusioni dell'ultimo e ingressi all'ultima ora, però i nomi li abbiamo conosciuti, non c'è nessun nome che ha data che hanno avuto in passato, che ne so, Savona, certo, o Previ della giustizia per cui il Presidente della Repubblica poteva impuntarsi. Non mi pare che succederà questo. Tajani non è, si è bruciato? No, dopo che tutto il PPE all'Europa, ci sono tutti questi richiami e appoggi a lui, non direi proprio di no. C'è una scommessa, tra quanto esce Zampetti? Io dico ancora un quarto d'ora, va. La fanno più di un'ora, non credo più di un'ora. Ok, va bene, allora vediamo, cioè, vabbè, la scommessa è accettata, va bene. Clamorosa rinuncia, clamorose esclusioni, si può avere qualche indizio in più, Lanfranco, oppure, perché la curiosità ci viene. Questo non possiamo, allora, io non lo direi, perché... Sai, rischiamo di essere smentiti entro 4 minuti, c'hai ragione. Però insomma, diciamo che qualcuno che conosco anche personalmente. Ah, ok, quindi insomma, tipo per esempio Tajani, ecco, se dicessi una cosa di questo genere. No, ma Tajani sembra quello più sicuro, perché in effetti il coro di consenso che ha ricevuto ieri dal Partito Popolare Europeo ne fa il candidato del PPE alla guida della Farnesina, certo. E questo a Giorgia Meloni non può che servire, oltre al fatto che poi è il ministero più importante per Forza Italia, quindi per il partito che in questa fase ha creato potenzialmente più di un problema. Questa cosa, perché mi sembra... Prego. Mi sembra un po' rischioso da parte. No, 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 ma hai ragione. Non voglio infilarmi. Non voglio Facciamo infilarmi nostra per... la tua saggezza. Senti. No, non è la questione di saggezza, è della tua prudenza, insomma. Io volevo disturbare un altro collega, diciamo, della stampa, Angelo Picariello, del Di Avvenire. Ciao, Angelo. Ciao. Allora, come sta andando? Ah, direi che abbiamo superato ampiamente, secondo me, la deadline che ci permetteva di dire se sia trattato o si stia trattando di un incontro interlocutorio o risolutivo. Secondo te? Quando un incontro dopo i 7 minuti, che io paragono un po' ai 6 minuti di Rivera come storicità nella finale Italia-Brasile. Non lo diciamo, perché Rivera poi si è beccato un 4-1. Dicevo come fatto storico, per brevità della faccenda. E dunque, superata, diciamo, non è che Meloni sia particolarmente amante delle liturgie, quindi intende segnare anche un tratto di novità in questo senso, e lo impone anche l'urgenza di cui tutti sono consapevoli e di cui Mattarella è pienamente consapevole a sua volta. Dunque stiamo parlando con tutta probabilità di un incontro risolutivo. Sentivo il collega che parlava di un altro quarto d'ora, passati 5 minuti, io penso che un altro sono passati 5 minuti da quando ha parlato di un quarto d'ora. Esatto. Quindi secondo me 10 diventa diventata una cifra un po' troppo impegnativa, ma qualcosa mancano, secondo me, mettendo insieme il fatto che non si può risolvere una cosa del genere in 2 minuti, allo stesso tempo che non vogliono menarla per le lunghe, dando l'idea di un eccessivo traccheggio su qualcosa che sostanzialmente ci ha deciso, io penso che non mancherà molto perché che cresca anche con una lista dei ministri. Poi verremo smentiti e
giustizia accetteremo questo verdetto. Gliel'ha consigliato Berlusconi oppure lei non accetta? Che ha fatto Berlusconi? Ma diciamo che rispetto alla dirompenza delle parole di Berlusconi, più degli echi che del, diciamo, per il Quirinale una frase rubata poteva anche rimanere nel rango delle cose uscite e mai ufficializzate, ma per l'eco internazionale che se n'è avuta è chiaro che l'imbarazzo c'è stato, e l'imbarazzo può essere vinto non a fronte di quelle parole, ma con i fatti sono la nomina di ministro degli esteri con uno standing internazionale qual è Antonio Tajani, che se ne dica, lui è rimasto rafforzato, non indebolito. Tajani lo andava spiegando anche in questo, vicepresidente del PPE, è stato presidente del Parlamento europeo, è una controgarantia, è una garanzia complementare rispetto alla reputazione internazionale che questo governo avrà. Quindi direi che senz'altro la vicenda di Berlusconi ha finito per accelerare la necessità di chiudere delle trattative che, sebbene informali, sono durate anche troppo per la situazione in cui siamo. E lei è stata messa un po' a dura prova fino adesso Franco, ti abbiamo perso. Ecco, purtroppo. Vai sul flusso delle persone che ti vengono incontro, ti danno tutte spallate, tu però resti in piedi. Diciamolo francamente, non c'è da invidiarla, è un peso enorme. Io penso che lei ne sia consapevole, sia in assoluto e sia per il fatto che la prima donna e la prima esponente della destra in quel ruolo. In questo senso mi pare che abbia avuto anche delle aperture importanti, certamente molto collegate al suo mondo, ma anche molte aperture a un mondo non decente, con cui non aveva necessariamente una lunga dimestichezza, ma di cui ha riconosciuto. Quindi, secondo me, al di là del fatto che ogni governo di parte delle forti opposizioni, lei dal suo punto di vista dovremmo vedere alla prova dei fatti. Secondo te Salvini stamattina hanno beccato in un bar vicino Montecitorio e lui aveva detto sono pronta, la lista è pronta, tutto. Allora forse poteva non dirlo per lasciare almeno un margine. Diciamo che nei bar o negli stabilimenti balneari Salvini non dà il meglio di sé, lo sappiamo. È una persona forse troppo schietta per essere un leader politico. Schietta o ingenua? È confinellabile. Sì, è confinellabile. La prudenza dovrebbe essere un'arma di ogni politico, Salvini prudente non lo è. Però mi pare che siano scaramucce. Le cose importanti le apprenderemo quando l'attesa sarà finita. Man mano che parliamo rischiamo di essere smentiti perché ancora non ci sono segnali. Sì, sono passati altri 10 minuti, cioè siamo sul, diciamo, noi non dobbiamo stare con col cronometro, possiamo solo dire però con buona, ripeto, sempre con rischio di essere smentiti, ma con buona dose di certezza che man mano che passa il tempo, fra poco, sostanzialmente saranno 5, 10, 20, non lo so, mi voglio un po' allargare, ma avremo probabilmente un governo in carica per la prima volta senza neanche il discorso dell'accettazione con riserva, che richiederebbe un supplemento di discussione che in questo momento non ci possiamo permettere, perché il verdetto è chiaro: Mattarella non ha mai, si è mai messo di traverso rispetto a maggioranze anche che magari erano lontanissime dalla sua visione. Ricordiamo quello che ha fatto per far nascere un governo, Lega M5S, che era sicuramente euroscettico. In quel momento è uscito dalle urne, era l'unico governo possibile, non sancito dal voto, perché i due partiti sono su coalizioni diverse. Stavolta che addirittura sono le urne ad aver consacrato una coalizione e all'interno di essa aver indicato un partito ampiamente prevalente, mi pare che il ruolo di Mattarella sia poco più che notarile dal punto di vista della via libera al governo.
invece molto importante dal punto di vista dei paletti che lui non ha mancato di porre, ma credo che l'abbia già fatto. E anche le nomine risentono del fatto che bisogna avere continuità nei trattati internazionali, anche sul PNRR, sulla collocazione atlantica, sulla definizione aggredito-aggressore. Su queste cose qua Mattarella è garante di una continuità. E poi quello che infine voglio dire, che scriverò pure oggi, tutti gli interlocutori che hanno avuto a che fare nelle questi giorni hanno trovato un presidente avanti, lo sappiamo, molto presente a se stesso, molto volitivo, e nonostante magari diciamo l'idea che uno si può fare che l'esito delle urne sia lontano dalle idee di provenienza di Mattarella, che essere un uomo della sinistra moderata. Quindi Mattarella presente nel momento storico, allievo di Moro, fedele, che non ha mai considerato nemiche le cose che sono il risultato della volontà di fare, e quindi lui lavora su quello che gli italiani hanno deciso col voto del 25 settembre. Mattarella molto presente, l'hanno descritto di partiti diversi con cui ho potuto parlare. Angelo Picariello di Avvenire, siamo al 58esimo minuto dell'inizio dell'incontro, insomma, quindi tra 2 minuti tagliamo il traguardo dell'ora. L'incontro tra la Meloni e tanto, lo ricordiamo, della Repubblica Mattarella. Lo ricordiamo, nel senso che l'abbiamo fatto tante volte, ma è anche a proposito di primati, questo è il primo governo guidato da una donna in Italia, e anche questo è un dato che comunque resterà nella storia delle nostre istituzioni, e quindi va giustamente sottolineato e tenuto ben presente. E intanto, dicevamo, siamo in attesa, come ricordava il nostro Gianfranco Palazzolo, che termini il colloquio, che lo ricordiamo non è un semplice colloquio, ha come si diceva prima una verbalizzazione che è dovuta alla presenza del segretario generale Ugo Zampetti, del consigliere per gli affari costituzionali Daniele Cabras, e quindi comunque c'è anche questo aspetto della verbalizzazione che può rendere non molto più lungo, ma sicuramente articolato questo colloquio, che però, come si diceva, nel momento in cui si entra nello specifico della nomina dei ministri ex articolo 92 della Costituzione, e allora chiaramente è anche immaginabile la giustificabile questa durata. L'articolo 92, lo ricordiamo, il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri, e poi la fase che ci interessa: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, virgola, su proposta di questo, virgola, i ministri. Quindi è questo che verosimilmente sta avvenendo in questo momento, quindi si dà corpo, se confermata quello che ci diceva anche un collega esperto, bravo come Angelo Picariello, prima ancora di lui, se non ricordiamo male, Fabozzi del Manifesto, Picariello di Avvenire, la durata di questo incontro, di questo colloquio sarebbe leggibile alla luce del passaggio che stanno vivendo in questo momento le istituzioni. Questo articolo della Costituzione va a concretizzarsi proprio in quanto sta avvenendo, non è un faccia a faccia, ma insomma nel colloquio di Mattarella con Giorgia Meloni, alla presenza di Zampetti e Cabras. Gianfranco. Allora, dunque, abbiamo tagliato il traguardo di un'ora e un minuto dall'inizio dell'incontro tra il Presidente della Repubblica Mattarella e Giorgia Meloni. Io provo a chiedere anche ad altri colleghi che cosa WhatsApp. Allora, sono con Piero Salvatori dell'Huffington Post, che è uno dei giornalisti più
più esperti qui a Montecitorio, insomma, e che conosce molto bene la vita politica italiana e parlamentare. Allora, che cosa sta succedendo secondo te là dentro? Ovviamente, buonasera a tutti, innanzitutto ovviamente trattiamo delle ipotesi perché non lo sappiamo, però insomma Meloni è entrata con sotto braccio un fascicolo di documenti, mettendo insieme questa cosa alla lunghezza, come sottolineavi tu, del colloquio, con tutta probabilità stanno discutendo della lista dei ministri e si stanno confrontando sulle ultime cose da limare. Ovviamente è un'ipotesi, però se prendiamo i 7 minuti di stamattina e qui si va per i 70, insomma, è certo Facile pensare sia così. E poi se moltiplichiamo i 7 minuti per il numero della delegazione di stamattina e quella di adesso, facciamo un'equazione, esce fuori una lista di governo, con tutta probabilità, insomma, da quello che ci dicono, ovviamente non da dentro, ma le fonti politiche, qui tutti noi giornalisti parliamo tutti i giorni, quello che dovrebbe succedere è che alla sua uscita lei accetti senza riserva e quindi legga la lista dei ministri. Gira una voce assolutamente non confermata né confermabile al momento che prima faccia un passaggio in realtà dai presidenti delle Camere. Ma questo si fa sempre, diciamo, nel senso che quando si esce da questo incontro accettato con riserva o senza riserva, si passa dai presidenti delle Camere. Sì, c'è da capire, intendevo dire che c'è da capire se leggerà direttamente la lista oppure passerà prima ai presidenti delle Camere. E anche io adesso l'unico precedente non facevo ancora, ci sono due precedenti, uno è il governo Pella, credo anni 50, l'altro non faceva ancora questo mestiere, che fu Berlusconi nel 2008, quindi per questi tecnicismi. Pella accettò con riserva? Senza riserva, tra l'altro non fece neanche le consultazioni a Einaudi, credo. Sì, no, andò drittissimo, una cosa che ho letto negli ultimi giorni, ovviamente. Fu una cosa clamorosa perché capitò alla fine dell'era, dopo il fallimento tra virgolette delle elezioni. Parliamo quasi di 70 anni fa. L'altro precedente fu il governo del 2008 di Berlusconi, dove anche lì il PDL aveva ricevuto era addirittura un partito unico con la Lega alleata, ricevette una maggioranza tale che anche Berlusconi accettò senza riserva. Quindi bisognerebbe andare. E credo ci fosse la Meloni come ministro? Sì, assolutamente. Ministro per i giovani. La prima e unica esperienza di Meloni al governo, ministro della gioventù e dello sport, vado a memoria, poi l'esperienza di governo finita. Che istituire anche forse in questo esecutivo. Sì, si parla di Chiara Colosimo, ne è eletta deputata giovane del gruppo. La mini Meloni, lei ha definita la piccola Meloni del. Si può dire che se veramente poi Colosimo farà la ministra, che ricordiamo per gli ascoltatori è un esponente di Fratelli d'Italia del gruppo di Meloni, tra i più giovani, potrebbe in qualche modo ripercorrerne almeno simbolicamente le ore. Certo, no, è un personaggio molto simile a lei. Tra l'altro ricordo ci fu un servizio di una televisione dove andarono proprio in una sede di Fratelli d'Italia dove lei faceva fare le flessioni ai militanti, agli uomini, diceva, ha fatto un errore e quindi deve fare 20 flessioni. Questo non me lo ricordo. Me lo ricordo io, mi è rimasto impresso perché ogni volta che la vedo penso sempre a lei. No, mi spavento perché ho detto, per far fare le flessioni all'interno dei Fratelli d'Italia, dove c'è un rapporto tra uomini e donne che io non ho mai capito. Ma quello quando si dice che è un partito molto gerarchico. Questo lo conferma, al di là del sesso di chi comanda, è realmente così, cioè Fratelli d'Italia è un partito, tant'è che se noi andiamo a ben vedere le grosse polemiche di governo sono con gli altri partiti, all'interno degli altri partiti, fate vedere quello che succede in Forza Italia, in Fratelli d'Italia sì, qualcosina è uscito, ma sostanzialmente è un partito molto gerarchico che ascolta molto il capo, che poi può essere Presidente del Consiglio, il capo di sezione, quindi insomma, da questo punto di vista non mi stupirebbe. Possiamo dire che lei non è un personaggio, diciamo, scontato e in questa fase di formazione del governo ha abbattuto certe liturgie che noi conoscevamo
cioè non festeggiando, non facendo quello che fanno tutti quanti gli altri, i caroselli, quelle stupidate lì che ci sono dopo le elezioni. Sì, io credo che lei ha vinto bene, non un trionfo, ma aver vinto bene, ha avuto la consapevolezza che in questa fase che è intercorsa tra la vittoria e l'incarico aveva solo da perdere. E quindi la sua gestione è stata molto per ellissi, no? Quindi non parlando, essendo molto misurata anche nelle poche cose che ha detto, mirate, ricordiamo che non sono ricattabile, una frase piazzata lì al posto giusto, al momento giusto, perché questa gestione appunto del post vittoria con questi due alleati che già dal 25 settembre si sapeva che sarebbero potuti essere problematici e poi in gran parte si sono rivelati tali, lei aveva solo da perdere in questa diciamo transizione, e quindi la sua gestione è stata secondo me accorta da quando diciamo suonerà la campanella e sarà la presidente del consiglio in carica. La musica cambierà, perché lì cioè nel senso si aprirà un'altra fase e bisognerà vedere in quella fase lì come si comporterà. Secondo te Berlusconi in queste ore, dopo aver fatto l'incontro qui al Quirinale, avrà fatto, sappiamo che lui ha parlato con Draghi, lo ha salutato, secondo te può aver fatto qualche cosa che può aver destato la sorpresa di qualcuno, ci può essere stato qualche altro retroscena conoscendo Berlusconi, che oggi ha fatto veramente uno sforzo, bisognerebbe chiamare uno psicologo per capire diciamo l'espressione del suo volto oggi. Allora, intanto si parla di alcuni spostamenti e cambi nella lista dei ministri che lui stesso ha dato qualche giorno fa, parlando in modo abbastanza rituale, parlando ai giornalisti. Si parla adesso di Bernini, che doveva andare a pubblica amministrazione, in realtà andrà all'università. Non ci sarebbe più la senatrice Gloria Saccani che lui aveva indicato per l'università, probabilmente Pichetto Fratin non dovrebbe andare alla transizione ecologica, quindi in questi ultimi 2 o 3 giorni non escludo che possano essere cambiate anche oggi, perché finché Meloni non entrava qui dentro tutto era suscettibile di modifiche, tant'è che uno dei boatos che circola qui tra i colleghi è che ci sia un ritorno di fiamma, apro chiudo parentesi, a me sembra improbabile, ma sono pronto a essere non fiamma tricolore. No, non tricolore, fiamma normale di Panetta all'economia, cosa che a me personalmente smentiscono, però questo dà il senso di come fino all'ultimo, finché la porta non si chiude dietro Meloni e Mattarella, e anche nel dialogo tra Meloni e Mattarella tutto è suscettibile di modifiche. Mi sembra di poter dire che però l'impianto generale sia abbastanza definito. Senti, tu che sei una persona particolarmente corretta, ti volevo chiedere questo. Io almeno insomma ti conosco come un giornalista corretto da quello che ho visto. No, tu stamattina al posto di Salvini, quella cosa, la lista è già pronta, siamo tutti a posto, l'avresti detta poco prima che... Diciamo non avrei detto tante delle cose che ha detto in questi anni Salvini, questa mi sembra un brodino rispetto a tante altre, ecco. Ho capito, bene. Tra quanto escono, io ho fatto un pronostico con tutti, allora Fabozzi 25 minuti fa mi ha detto escono tra circa 15 minuti, però sono già 10 volte. No, siamo già, abbiamo superato il tempo che lui si era dato di 10-15 minuti. Sì, e allora rilancio anche io, tra 15 minuti. Tra 15 minuti, allora sono 1:10, quindi a quarto d'ora accademico. Alle 18, alle 18:05, facciamo così, allora scommettiamo. Lanfranco, ecco, dimmi tutto. No, ci terrei a leggere un lancio di agenzia di Barbara Tedaldi dell'Agenzia Italia, che i nostri lavoratori conoscono. Ecco, è interessante perché scrive Barbara Tedaldi: lungo colloquio tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, due punti. La leader di Fratelli d'Italia è già da un'ora nello studio del presidente al Quirinale, dopo la fine delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, punto. Un tempo normale, virgola, per un colloquio in cui il presidente della Repubblica e il probabile prossimo premier si confrontano su linee programmatiche e personalità che potrebbero essere nominate ministri.
È una formula questa qua, cioè nel senso che Allora, guarda, io proverei andare. Dunque, siccome la vedo che sta scrivendo, se non ti io fulmina proverò. con lo sguardo, perché immagino sia molto presa in questa fase. Sì, è molto presa. Lei sta seduta diciamo, nella fila, nell'ultima fila, e quindi è raggiungibile perché si è creato un varco umano, cioè un varco tra Un corridoio. un corridoio tra due file di esseri umani, perché qui c'è una densità di popolazione che del centro di Pechino, sono alle 13:30. Quindi è un po' difficile, però io approfitto vediamo un po' se ci riesco, ma secondo me non risponde. No, si muove qualcosa, vediamo un po'. Allora, si è mosso Luciano Guelfi, al quale tutti quanti stanno chiedendo, si muove qualcosa. Luciano, scusa, sono in diretta su Radio Radicale. Non ti voglio dire. Si muove qualcosa? No, assolutamente no, io sto andando a fare la diretta degli streaming. Aspetta, quindi non si muove niente. Giustamente, anche il povero Luciano Guelfi ha diritto a fare la sua diretta, quindi No, però mi ha detto una cosa importante, eppur non si muove, quindi ecco. lo sta succedendo Quindi appena. non è imminente, proprio imminente, imminente il Certo, secondo. Beh. e niente, insomma, vediamo un po' se. È perché io ho capito la Tedaldi, la vedo che sta proprio pensando, non sta scrivendo, però sta pensando, e quindi non saprei. Posso provare ad avvicinarmi, vediamo un po' se sta scrivendo. Scusate, mi avvicino, ciao, Barbara, sta scrivendo? Ah, ok, allora sta scrivendo, quindi non la posso disturbare, perché non la vorrei. Beh, no, ma Posso? giustamente. Tu che posso? Posso, ok. Allora, senti, scusa Barbara, allora ho visto che stai scrivendo, voglio chiedere, stanno quindi parlando del programma, non stanno parlando dei nomi? No, anche dei nomi, Programma e personalità, ha finora detto. è difficile che parlino solo di programma, nel senso che le cose sulle quali, diciamo, il Presidente della Repubblica alza la sua attenzione per quel che riguarda il programma sono soprattutto il rispetto della Costituzione e i trattati internazionali. Non credo che stiano leggendo uno a uno Certo, i no, commi perché della mi hanno detto che Costituzione. lei è arrivata con un fascicolone di roba. Quindi sicuramente si sarà parlato di programma, ma così tanto tempo, perché è quasi un'ora e un quarto. Tu te lo ricordi diciamo, una maratona? Siamo arrivati a 3 ore con Scalfaro Amato, furono 2 ore e mezzo, 3 ore, una cosa del genere. Ho capito. E Quindi Scalfaro era l'amato 1 o 2? No. l'amato post-Prechamsky, diciamo, l'amato a Ok, fine durante ok, San Tangentopoli, entrò una lista e ne uscì un'altra, ok. Ho capito. completamente 90, diversa. all'amato del 92. Quindi precedenti ne abbiamo, diciamo, anche l'incontro Ponte. Abbiamo perso l'audio di Barbara Tedaldi al microfono di Gianfranco Palazzolo, o meglio al telefono di Gianfranco Palazzolo, e ci stava ricordando come in realtà diciamo, colloqui così lunghi ce ne sono già stati, in particolare ricordava Barbara Tedaldi, il faccia a faccia che portò alla formazione del primo governo Amato e poi se non abbiamo. Prego, sentiamo. Secondo il tuo modo di vedere, può esserci anche la questione del Ministero dell'Economia in ballo? Gira questa voce, girava già ieri sera, poi era stata smentita. Quindi questo è un altro dato. Purtroppo sentiamo male, del resto, come diceva Franco Palazzolo, c'è una densità di telefonini più che di persone che comporta questa linea. Qualche minuto, va bene, grazie Barbara Tedaldi. Allora, non so se avete E avuto modo di. in parte, Dan Franco, abbiamo colto il particolare riferimento sulla durata al precedente dell'Amato 1 e forse anche del Conte 1. Poi, forse nel senso che poi è andata via la voce. Sì, perché Poi. io poi mi sono infilato in un mucchio diciamo, di giornalisti e di persone, poi.
era veramente difficile riuscire a tenere la linea, perché lì c'è un incrocio, cioè ci sono più cellulari che esseri umani. Quindi ad occhio e croce sì, perché mediamente più di una persona a volte gira con due telefonini, e quindi basta fare. Senti, e senza telefonini non ce ne sono, quindi le telecamere, anche i famosi zainetti che hanno il collegamento con almeno 8 tessere SIM all'interno, quindi una telecamera vale almeno 8 telefonini. Lanfranco, e poi c'è quest'altro elemento che Barbara, sia Barbara che Salvatori di Huffington Post prima ci hanno messo sul tavolo, che forse era quello a cui si riferiva Fabozzi prima, però questo lo diciamo, e cioè questa della voce tutta da confermare, anzi già smentita, però che ancora gira, ma poi basta che una persona dica lo dica senza aver sentito la smentita, che torna a girare malgrado la smentita, ma insomma del Ministero dell'Economia, che era dato ed è dato per saldo nelle mani come incarico di Giancarlo Giorgetti, che invece vedrebbe un ritorno di Panetta, però questo per riassumere quello che abbiamo sentito. Per l'ha detto anche la Tetaldi. Sì, sì, esatto, sia da Barbara Tetaldi che da Salvatori. Per riassumere, però, la stessa Barbara diceva che comunque era stata già smentita questa voce ieri sera. Quindi è possibile che il fatto che torni a girare anche oggi sia un po' la coda di quello che è già stato smentito ieri. Sì, comunque è comprensibile, quindi ecco, stanno accendo, vi restituisco la linea. E allora andiamo a collegarci con il Quirinale, a questo punto non più con il nostro Franco Palazzolo, ma... E allora, avete sentito il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, dire che Giorgia Meloni ha accettato senza riserva l'incarico da parte del Presidente della Repubblica di formare il nuovo governo, e che ha appunto stilato la lista dei ministri e nominata la lista dei ministri insieme alla diciamo, secondo l'articolo 92 della Costituzione. Che cosa dice? Lo ripetiamo: che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri. E quindi si è sostanziato questa secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, parte della dottrina, definisce duale come atto quello di nomina dei ministri da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, e quindi adesso ascolteremo dalla voce della Presidente del Consiglio incaricata, Giorgia Meloni, la lista dei ministri, e domani mattina alle 10 ci sarà il giuramento al Quirinale. Vedremo se rimarrà valido anche il calendario ipotizzato per la fiducia al Parlamento di fronte alle Camere, martedì a Montecitorio e mercoledì al Senato, ma abbiamo ancora in linea Lanfranco Palazzolo. Lanfranco. Allora, grazie per... Purtroppo deve aver inavvertitamente messo in attesa la nostra chiamata, ma insomma... Tra l'altro, dicevamo, il giuramento non è una formula, cioè è una formula di rito, ma è un atto altrettanto importante, tant'è che l'articolo 93 della Costituzione recita così: il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Ed è quello che avverrà domani. Lanfranco, non so se ci senti, prego. Sì, vi sento, mi sono dovuto un po' allontanare dal mucchio dei giornalisti per riuscire a parlarvi. Allora, terrò penso la linea per pochi secondi, perché insomma siamo un po' tutti curiosi di sentire che cosa dirà Giorgia Meloni quando uscirà da qui, soprattutto la lista dei ministri. Insomma, da quello che sembra è andato tutto quanto bene, per il verso giusto. Abbiamo un nuovo caso come quello
2008 la Meloni ha sciolto la riserva dal Presidente della Repubblica e c'è anche appunto l'accordo sulla lista dei ministri che gli è stata proposta, quindi tra qualche istante la Presidente del Consiglio ha sciolto la riserva, leggerà la lista dei ministri, quindi siamo un po' in attesa di Giorgia Meloni. Diciamo che Pietro Salvatori ha azzeccato dell'Huffington Post. È quello che ha vinto la tempistica, sì, la previsione sulla tempistica. Il premio quando è Giorgia. E quindi ha azzeccato il pronostico. Il pronostico sulla sua uscita dalla sala della vetrata del Quirinale, dove Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Repubblica per circa un'ora. Nulla da stupirsi, secondo quello che ci ha riferito Barbara Tedaldi, quirinalista dell'agenzia AGI, che insomma ci ha detto che nel caso precedente di Conte e di Amato ci furono tempi abbastanza lunghi e sono stati anche casi in cui credo che in tutti e due i casi sia stata cambiata un po' la lista dei ministri. Credo che insomma ci sia stato in quel frangente anche alluda al Conte 1 il caso dell'aspirante ministro Savona, che poi, come ricorderete, è andato alla Consob. Quindi dopo questo, diciamo, dopo aver fatto il ministro per gli affari comunitari, tra l'altro. Dopo aver fatto il ministro per gli affari comunitari, perché venne sì, dopo aver fatto sì certo, perché lui fece quella breve esperienza e poi si spostò alla Consob. Quindi poi ci fu anche il caso del primo governo Amato, che fu un caso diciamo anche clamoroso, che si formò in un momento di grande subbuglio politico. Ricorderete che insomma nel 1992 c'era stato l'elezione del Presidente della Repubblica all'inizio della legislatura e poi si formò il governo Amato, che rimase in carica fino all'aprile del 1993, quando ci furono i referendum segni anche sostenuti anche da Marco Pannella, e ci fu l'apparente governo tecnico di Carlo Azeglio Ciampi. Ecco, sta uscendo adesso Giorgia Meloni. Allora torniamo a collegarci, grazie Gianfranco, torniamo a collegarci questa volta con il microfono del Podio al Quirinale per ascoltare la lettura della lista dei ministri da parte della Presidente del Consiglio incaricata, Giorgia Meloni. Ecco, questa è la lista dei ministri, ci sembra di capire, tra poco risentiremo il nostro Gianfranco Palazzolo, anche se potrebbe a questo punto anche uscire il Presidente della Repubblica, è possibile, non lo sappiamo, nel caso avvenisse ovviamente ve lo proporremo in diretta. Ci sembra di capire, leggendo anche per esempio lo schema del Corriere della Sera, che sono tutte confermate le caselle che erano state individuate, salvo che Pichetto Fratin non va alla transizione ecologica ma alla pubblica amministrazione, se andiamo a memoria, poi adesso ci avvarremo delle agenzie di stampa, e poi che Anna Maria Bernini è ministro dell'università e della ricerca, quindi questo, però per il resto ci sembra abbastanza quasi tutto confermato. Lanfranco? Sì, confermato, e insomma ci saranno anche dei cambiamenti in Parlamento, perché verranno anche cambiati i capigruppo di Fratelli Italia, perché l'onorevole Lollobrigida e l'onorevole Ciriani entrano nel governo e dovranno fare un'altra votazione per acclamazione all'interno del gruppo, come hanno fatto qualche giorno fa. Dobbiamo dire, allora, sono cambiati anche diversi nomi ad alcuni
ad alcuni ministeri, visto ci sono entrate delle nuove denominazioni, ci sono anche i due vicepresidenti del Consiglio, che sono Tajani e Salvini, insomma c'è la conferma di Giorgetti al Ministero dell'Economia, insomma c'è anche Gennaro San Giuliano, adesso che è il direttore del TG2, che ho visto che assumerà il dicastero, se non sbaglio, della cultura. Ma fino guarda, per esempio, fino all'altro ieri era una sorta di ballottaggio con Giordano Bruno Guerri, invece già oggi era dato per certo, comunque per vantaggio, sempre Gennaro San Giuliano, che ricordiamo è direttore del TG2 ed è un giornalista che adesso diventa ministro della cultura. Sì, giornalista, ha scritto diversi libri, lui non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per la destra. Io l'avevo incontrato alcune volte, poi una volta non sì, sono non spesso siamo anche qua dentro. Com'è? Sono spesso anche ospite qui nei nostri studi, insomma. Certo. L'ultima volta che l'avevo visto era stato a Montecitorio, perché era andato alla presentazione di un libro e gli avevo chiesto un'intervista, però lui mi aveva risposto ci sono le amministrative, e poi c'era stata una polemica che lo aveva riguardato perché lui era andato a una festa di Fratelli d'Italia, c'era stata una polemica per questo, ricordo male. È da notare, insomma, diciamo Carlo Nordio alla giustizia è un ministro che tutto sommato non è in grande discontinuità, ci permettiamo di dire questa affermazione, con la cultura della uscente ministra Cartabia. È sicuramente un ministro garantista. È stato il presidente del comitato promotore dei referendum che sono stati promossi dal Partito Radicale e Lega. Lui ha presieduto il comitato, tra virgolette, terzo, quello non di partito, ma che ma sicuramente è un incarico che ha ricoperto e che non è neutro in questo senso, che la dice lunga su come la pensi Nordio, che fra l'altro aveva avuto anche l'incarico di riformare il codice penale forse nel secondo governo Berlusconi, la famosa commissione Nordio, e che è stato anche Nordio è stato anche magistrato, è un magistrato in pensione da diversi anni che diventa ministro della giustizia, è stato anche lui spesso nostro ospite, è sicuramente una persona che conosce ed è conosciuta dal mondo radicale, a cominciare da Marco Pannella, quindi è proprio la scorsa notte Aurelio Aversa ha dedicato il servizio d'archivio, la puntata del servizio d'archivio, proprio a quante volte Carlo Nordio abbia incrociato sulla propria strada l'attività del Partito Radicale, l'impegno sul fronte della giustizia e quindi anche delle carceri, e per questo quindi insomma è giusto ricordarlo, ma sono molti i profili biografici di questa squadra di governo che insomma non sono nomi abbastanza conosciuti, quasi tutti, alcuni meno, sicuramente Giorgetti all'economia, Tajani agli esteri sono le caselle dei partiti che più pesano dal punto di vista dello specifico, però Salvini indubbiamente è vice premier. La Lega indubbiamente esce forte di due caselle importanti, perché ha il Ministero dell'Economia con Giorgetti, le infrastrutture con Salvini che è anche vice premier, aveva avuto anche la presidenza della Camera con Fontana. E che considerazioni si possono fare, Gianfranco? Insomma, che è un governo, diciamo, ben strutturato, che ha una chiaramente la prova dei fatti è chiamato a provare quello che
che dunque, io se non sbaglio, insomma, i ministeri sono veramente tanti e quindi diciamo c'è un buon equilibrio all'interno della maggioranza. E io sentendo i nomi che sono stati letti da una Giorgia Meloni, che secondo me era anche un po' emozionata, decisamente sì, diciamo, lei è molto riesce a mantenere una certa freddezza anche nelle situazioni più difficili, però insomma abbiamo visto che ha tossito un paio di volte, perché era un po', mentre leggeva la lista dei ministri, era un po', diciamo, in difficoltà, cioè l'ha scandita molto bene, però si vedeva che dietro c'era l'emozione che si porta dietro, diciamo, il raggiungimento di un risultato importante come della formazione del governo. Quindi, c'è un ministro che insomma ha un cognome che per la storia... Prego. Sta uscendo adesso forse il presidente della... sentiamo. Adesso non so, presidente della Repubblica. Sì. Ecco, vi restituisco la linea. Allora sentiamo le parole di Mattarella. Ecco le parole del Presidente della Repubblica, che ha sottolineato la brevità del tempo intercorso tra il primo momento utile per procedere all'individuazione del nuovo governo e appunto l'incarico e l'accettazione dello stesso con lettura della lista dei ministri. Ha sottolineato Mattarella, lo richiedeva la situazione interna e internazionale e lo consentiva evidentemente il risultato delle elezioni politiche, questo lo aggiungiamo rispetto a quanto accaduto 5 anni fa, quando si registrò, forse la memoria andiamo, la più lunga crisi di gestazione di un governo, che arrivò a giurare il 1 giugno, parliamo del Conte 1. Qui invece, diciamo, dal 25 settembre non è passato nemmeno un mese, che sembra tanto, ma in realtà nei tempi della vita istituzionale, considerando gli adempimenti relativi alla nascita del nuovo Parlamento, della nuova legislatura, sono piuttosto rapidi, e quindi sono stati piuttosto rapidi, come ha evidenziato il capo dello Stato Lanfranco. Allora, devo dire che il Presidente della Repubblica è stato molto breve nelle sue dichiarazioni, come spesso accade quando terminano le consultazioni. Il Presidente della Repubblica fa un po' il bilancio di come sono andate le cose, e aveva un volto disteso, quindi significa che secondo me è andato molto bene. Lui stesso si riteneva soddisfatto, perché credo che abbia ottenuto da Giorgia Meloni, che non è una persona che lascia le cose così a caso, o comunque che gestisce queste cose con... se non altro appuntamenti del genere, sì, ci si arriva preparati, mediamente. Non ha lasciato effettivamente nulla caso, e quindi penso che il Presidente della Repubblica fosse soddisfatto di... sia dell'incontro, del faccia a faccia che ha avuto, anche delle valutazioni che ha fatto la Presidente del Consiglio, che ha sciolto la riserva, perché domani mattina alle ore 10 giurerà qui al Quirinale. Quindi insomma si risolve tutto per domani mattina alle 10, quindi si respira un po' una certa aria di soddisfazione rispetto a tutte le cose che avevamo detto poco fa durante i precedenti collegamenti, quando ci chiedevamo cosa stesse accadendo. Però del resto noi avevamo come parametro, diciamo, il fatto che l'incontro di questa mattina era stato così breve rispetto alla lunghezza degli incontri che c'erano stati nella giornata di ieri con tutte quante le delegazioni, e quindi giustamente c'eravamo posti qualche interrogativo, perché poi noi avevamo fatto una riflessione su che cosa era
poteva essere, che sta accadendo in quel momento, dentro nella vetrata qui del Quirinale. Adesso diciamo, i giornalisti stanno un po' sfollando, lasciando qui la sala dove sia il segretario generale, poi Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica hanno parlato poco fa, dopo che la presidente del Consiglio incaricato ha sciolto la riserva immediatamente nel colloquio col presidente della Repubblica. Quindi adesso non ci resta altro che attendere domani mattina per il giuramento. Magari, ecco, quella potrà anche essere l'occasione per fare qualche valutazione su come è andata e su quali sono le prospettive di questo nuovo questa un po' la situazione che c'è. Ti posso disturbare? Io sono in diretta su Radio Radicale, allora sono con un collega di un'agenzia Eurocomunicazione che allora chi sei? Riccardo Angelo Ronconi. Allora, che cos'è l'agenzia Eurocomunicazione? Eurocomunicazione è della rappresentanza della Commissione Europea, di un think tank. Ok, senti, ci spieghi che secondo te che cosa è successo oggi, com'è andata, che tipo di valutazione puoi fare? Ma sta andando esattamente come avevo preventivato, perché l'arrivo di Macron domenica, in un certo senso, a mio avviso, può aver condizionato un po' tutti i tempi, perché l'Eliseo era, da quanto ho appreso, reso disponibile a un incontro, ma la richiesta deve arrivare necessariamente dalla Presidenza del Consiglio, e quindi la Meloni, io presumibilmente, dopo aver giurato, potrà invitare la Macron a un incontro. Macron quindi arriverà domenica, dovrà recarsi alla Nuvola con Sant'Egidio, questa convention, poi incontrerà il pontefice, e lunedì mattina sarà qui a pranzo al Quirinale con il presidente Mattarella. Io penso che dopo potrà scendere giù a Palazzo Chigi per incontrare la neoeletta Giorgia Meloni. Ci sono dei dubbi su queste consultazioni, sull'ultimo colloquio che c'era stato? Che cosa avevi pensato quando hai visto che l'incontro durava così tanto? Cosa che non ci deve stupire, perché l'avevamo visto anche con Conte 1. Non lo so, perché qui siamo nelle ipotesi, quindi magari io, prima di poter esprimere, visto che di ipotesi ne ho tante, prima di poter dire qualcosa magari chiedo, mi informo un po', però sicuramente avranno avuto di che argomentare. Credo che potrebbe anche essere che qualche piccola decisione è stata concordata magari in questo colloquio, non possiamo scudere. Che impressione ha avuto della lista dei ministri? Esattamente come ce l'aspettavamo, insomma, poi c'era ancora qualche incertezza riguardo a alcuni ministri senza portafoglio, però per le posizioni più importanti era quello che ci aspettavamo. Anche i due vicepresidenti del Consiglio? Sì, quello si sapeva, insomma, lo sapevamo tutti quanti, ma c'è da augurare che vengano presi immediatamente i provvedimenti per il caro energia, e soprattutto quello che ha fatto il presidente Draghi oggi, come dire, anche quello in questi ultimi 24 ore, è anche sicuramente dispensato ha levato molte castagne sul fuoco a questo nuovo esecutivo, a Giorgia Meloni. Bene, grazie, ti ringrazio. Grazie a voi. Ricordiamo il tuo nome? Riccardo Angelo Ronconi. Di Euro? Eurocomunicazione. Eurocomunicazione, grazie. Allora, abbiamo anche raccolto questo parere di un collega che oggi, devo dire, mi ha aiutato anche molto, perché quando stamattina ci sono state quando il dottor Grasso dell'ufficio stampa qui del Quirinale ci ricordava quali sarebbero state le scadenze, quali avrebbero potuto essere i tempi, insomma, mi ha aiutato un po' a capire, mentre facevo i collegamenti in diretta, che cosa stava succedendo. In più è un nostro ascoltatore, un nostro affezionato ascoltatore, quindi abbiamo un po' sentito quello che poteva dirci. Qui stanno veramente mobilitando tutti, stanno andando via. Io provo a
a importunare nuovamente, vediamo un po' se riesco a strappare una breve dichiarazione a Barbara Tedaldi, ma soltanto per pochi secondi. Vedo quello che sta scrivendo al computer, se la posso disturbare adesso che qui, diciamo, ci sono meno giornalisti. Senti Barbara, ti posso di soltanto 2 secondi, è andata bene? E quello lo decideranno gli italiani per 5 anni, nel senso che adesso questo è un governo, è andato bene il fatto che non ci sono stati 3 mesi di formazione del governo che ci furono nel 2018, il governo parte, un governo mi sembra dai nomi un solo tecnico praticamente, Piantedosi, al Ministero degli Interni, quindi un governo dichiaratamente politico di centrodestra, alcuni sostengono di destra-centro, quindi è chiaro, non ci sono alibi, quello che decideranno sarà farina del loro sacco, non possono accusare magari il tecnico di turno, no, di aver ostacolato eccetera, quindi Mattarella non ci ha messo la mano, no. Mi sembra poco sinceramente, perlomeno rispetto ai nomi che sapevamo in ingresso eccetera eccetera. Quindi è un governo di Giorgia Meloni, del centrodestra, comincerà a lavorare da domani pomeriggio, diciamo, stamattina c'è il giuramento, poi scambio della campanella con il presidente Draghi, uscente Draghi, e quindi fanno il Consiglio dei Ministri subito? Il primo Consiglio dei Ministri, che però certo, di solito il passaggio della campanella. Esatto, e poi andranno, insomma, comincerà il loro impegno e gli italiani decideranno poi quando sarà finito questo. Sì. Senti, io me ne vado via subito perché ho visto che ti è andato il computer. Stai facendo un lavoro. Sì. Ok, l'ultima cosa, sì. Chi ti è sembrato? Dunque, Mattarella era il solito Mattarella, abbiamo visto tranquillo di sé, emozionata quando è uscito. Lei mi è sembrata molto emozionata, lui è abbastanza laconico, diciamo, una dichiarazione abbastanza diplomatica. Grazie, scusami tanto, non ho fatto perdere un... No, meno male, così non ho la coscienza. Grazie a Barbara Tedaldi dell'agenzia AGI, che tra l'altro stava scrivendo un articolo mentre stavamo parlando, gli si è spento il computer, gli è andato, non pensavo che gli fosse andato. Avevi sensi di colpa, giustamente. L'ho avvitata e adesso ecco qui c'è il solito cerchio dei giornalisti, io però non mi posso avvicinare perché... intorno a Grasso per capire domani mattina i tempi del giuramento che inizierà alle 10, quindi più o meno per le 11 sarà tutto finito. Diciamo. Sì, sarà tutto e si metteranno al lavoro, diciamo, senza festeggiare eccessivamente, come mi sembra sia nello stile di questo nuovo governo, quindi aspettiamo un po'. Intanto possiamo, fra così ti diamo un po' di respiro, poi immaginiamo che tra un po' dovrai lasciare anche tu il Quirinale, però finché ci stai sei il nostro punto di riferimento preziosissimo. La lista dei ministri, allora, andiamola a rileggere proprio dall'agenzia Italia, e Luca Ciriani, che è capogruppo uscente al Senato, correggi Lanfranco se non ricordiamo male, e ministro per i rapporti con il Parlamento, Gilberto Pichetto Fratin, che lo ricordiamo nella scorsa legislatura è stato vice ministro dello sviluppo economico al MISE, con Giorgetti era ministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia, parlamentare piemontese di origine repubblicana, tra l'altro, va alla pubblica amministrazione. Roberto Calderoli, già a lungo vicepresidente della Camera prima e del Senato dopo, e tra l'altro tra i leader più importanti della Lega, anche lo ricordiamo con un impegno particolare, quello che ha attraversato anche uno sciopero della fame per l'informazione, anzi la non informazione, chiederne di più sui referendum giustizia dello scorsa primavera. Roberto Calderoli va agli affari regionali e alle autonomie. Musumeci, Sebastiano Musumeci, che però ci sembra di ricordare sia
meglio noto con il nome di Nello Musumeci, e va a ricoprire l'incarico di ministro per il sud e le politiche del mare. E lo ricordiamo, Musumeci era anche il presidente della regione Sicilia uscente, non ricandidato, malgrado avesse vinto nelle elezioni precedenti, e che quindi in qualche modo viene anche risarcito, tra virgolette, qualcuno lo scriverà, immaginiamo. Poi Raffaele Fitto, un ritorno di Raffaele Fitto, di ritorno dal Parlamento europeo. Fitto è un po' l'autore dell'operazione Conservatori per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, che da Forza Italia andò a proprio a Fratelli d'Italia tra i fondatori, a dar vita a Strasburgo, proprio a Bruxelles, all'ingresso di Fratelli d'Italia nella famiglia dei conservatori europei. Raffaele Fitto va agli affari europei e alle politiche di coesione e al PNRR. Poi Andrea Abodi va allo sport e i giovani. Eugenia Roccella ha un cognome che per la storia del Partito Radicale, di Radio Radicale, è sicuramente importante. È quella di suo papà Franco Roccella, è un'amica di Radio Radicale, anche se naturalmente ha posizioni che non ha mai nascoste, lei, non abbiamo mai nascoste noi, sui temi cosiddetti sensibili, la bioetica, non coincidono, tutt'altro, ma che sicuramente è un elemento importante di interlocuzione, anche di interlocuzione vivace, come giusto che sia. Eugenia Roccella torna al governo, questa volta con l'incarico di ministro, non più di sottosegretario come in passato, alla famiglia, alla natalità e alle pari opportunità. Alessandra Locatelli, ministro alla disabilità. L'ex presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, va alle riforme. È stata considerata in corsa fino a pochi giorni fa per la carica di ministro della giustizia in ballottaggio insieme a Carlo Nordio. Ricorderete come non più di 48-72 ore fa, diciamo, Berlusconi l'avesse data come fatta la sua nomina al Ministero della Giustizia in una famosa esternazione dopo la riunione dei gruppi parlamentari, rilasciata alle telecamere che lo aspettavano in via uffici del vicario, mi pare, comunque di fronte a Giolitti a Roma. Invece, ecco, Maria Elisabetta Alberti Casellati va a ricoprire l'incarico di ministro delle riforme, e quindi non ci sarà Marcello Pera, che era stato invece per un diverso tempo considerato come probabile a quell'incarico. Poi Antonio Tajani, ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio. Antonio Tajani, che ieri è stato, possiamo dire, sostenuto coralmente dal Partito Popolare Europeo, che di fronte ai dubbi che erano sorti dopo le dichiarazioni rilasciate da Berlusconi nella riunione dei gruppi parlamentari azzurri, i famosi audio che tanto hanno fatto discutere per le intemerate su Putin, e quindi che avevano in qualche modo messo in discussione il carattere atlantico della stessa Forza Italia, essendo Berlusconi il leader. Però ieri Tajani ha ricevuto un affidavit vero e proprio di Weber e di praticamente tutto, quasi il Partito Popolare Europeo, che ha detto esplicitamente, sia Weber che la Presidente del Parlamento Europeo Metsola, di ritenere indiscutibile l'affidabilità europeista e anche atlantica di Tajani. Va a ricoprire l'incarico del ministro degli esteri e vice premier. Matteo Piantedosi, che era capo di gabinetto al Viminale di Salvini, ministro degli interni, e, se non ricordiamo male, prefetto di Roma, va a ricoprire l'incarico, prefetto di Roma esattamente, l'incarico di ministro degli interni. Poi ancora Carlo Nordio alla giustizia. Abbiamo detto, Carlo Nordio, magistrato in pensione, impegnato sempre diciamo, non ha mai nascosto le proprie idee, separazione delle carriere dei magistrati. Da ultimo anche sul superamento, il ritorno alla immunità parlamentare, se poi in parte comunque derubricata quest'ultima,
posizione a titolo personale, non ha mai nascosto la sua vicinanza nei confronti rispetto alle iniziative sulla giustizia del mondo radicale, tant'è che ha presieduto il comitato della Fondazione Einaudi, mi sembra di ricordare, di sostegno ai referendum promossi dai Partiti Radicale e Lega nella scorsa primavera, e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza all'impegno sulla battaglia per carceri più legali, oltre che più civili, e Carlo Nordio sarà il ministro della giustizia. Guido Crosetto alla difesa, Guido Crosetto tra i fondatori di Fratelli d'Italia, pur provenendo da Forza Italia e dall'area cosiddetta liberale di Forza Italia, piemontese, Giancarlo Giorgetti all'economia, quindi questo vengono smentite diciamo, le previsioni di chi appunto ieri sera, più che stamattina, immaginava un ritorno sulla figura di Panetta, ma era anche indicativa l'intervista che questa mattina rilasciava il ministro Daniele Franco, o meglio il colloquio con Federico Fubini sulla prima pagina del Corriere della Sera, sui conti serve cautela, Giorgetti è adattissimo, e quindi questo un po', se ce n'era bisogno, sicuramente ha aiutato. Poi ancora Francesco Lollobrigida, no, anzi no, Adolfo Urso, che è stato presidente del Copasir, va alla Mise, o meglio ex Mise, perché la denominazione del nuovo ministero sarà Imprese e Made in Italy. E a tal proposito, Adolfo Urso in passato è stato anche ministro per il commercio estero, e quindi in qualche modo si rimarca anche questa continuità anche nella denominazione del ministero. Francesco Lollobrigida, altro capogruppo attuale di Fratelli d'Italia alla Camera, sarà il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare. Paolo Zangrillo andrà alla guida dell'ex MITE, l'ex Ministero per la Transizione Ecologica, quello attualmente guidato dal ministro Cingolani, e che si chiamerà ministro dell'agricoltura, no, scusate, della sicurezza e energetica e dell'ambiente, Paolo Zangrillo. Matteo Salvini, vice premier, sarà il ministro per le infrastrutture, le mobilità sostenibili. Maria Salvini, leader della Lega, che era all'inizio impedicato per il posto di ministro degli interni. Naturalmente, Lanfranco, se hai ospiti, chiamaci, siamo qua. Dunque, il problema, dunque, io ho cercato un po' Ma saranno via tutti, diciamo. Sì, no, oltre ad andare via c'è qualcuno che sta Eh beh, scrivendo giustamente, non dobbiamo il documento. sabotare la No, produzione giornalistica di quelli che sono domani, quindi rimasti certo. stanno scrivendo. Io non ho, diciamo, non ho, dopo quello che è successo con Barbara De Taldi, che insomma Ah, gli si è spento il computer non mentre vuoi stava fare scrivendo. altri danni, No, diciamo, a questo punto. non è che non voglio fare altri danni, Scherziamo. cioè non vedo colleghi, Certo, no, diciamo, no, ma allora così. Lanfranco, con te ci No. possiamo Allora, salutare a guarda, io questo mi punto. affaccio anche qua fuori, No, no, vediamo ma un non, attimo. non Perché li ho cercati, sei sono riuscito nel a darci frattempo. oltre ogni No, modo, davvero la secondo per secondo, anche addirittura fra, diciamo, nell'attesa fra l'uscita di Zampetti e quella di Meloni e poi quella di Mattarella, quindi davvero No, qui c'è una fase di smobilitazione. Forse, guarda. Forse io qualcuno non riesco a disturbare perché mi sono infilato in una sala dove oltre a vedersi anche un bel tramonto romano, perché dal Quirinale c'è una vista che definirei mozzafiato, c'è anche qualche giornalista, però non so se lo posso disturbare perché sta scrivendo, ma siccome è un giornalista televisivo, anche piuttosto bravo per il Quirinale, non so se sta facendo una cosa per il sito di Sky, sarebbe Pier Francesco Ferrara. Adesso ci provo, però con il beneficio che mi possa mandare a quel paese perché sta lavorando. Scusa Pier Francesco, ti posso disturbare? Sono in diretta su Radio Radicale. 2 minuti.
senti, perché Francesco, allora tu sei uno dei più bravi giornalisti, ti volevo chiedere, stavi guardando un po' la lista dei ministri, com'è andata secondo te? Mattarella mi sembra che non ci abbia messo le mani come è accaduto in altre circostanze. Ma sicuramente non credo sui dicasteri più importanti, perché più o meno sono quelli che erano circolati come nomi e sui quali con evidenza, diciamo, c'erano state delle interlocuzioni con il capo dello Stato da parte di Giorgia Meloni, tant'è che abbiamo visto oggi essere stata davvero breve la conversazione con la delegazione. Viceversa, probabilmente qualcosa è cambiato nel pomeriggio, o almeno secondo quello che abbiamo, insomma, carpito come indiscrezioni, tant'è che si è avviato un giro di contatti, di conversazioni e da parte della stessa Giorgia Meloni, che probabilmente poi sono state riportate qui in un colloquio invece molto più lungo per definire gli ultimi dettagli. La sensazione così immediata che si ha è che sia una lista dei ministri molto targata Fratelli d'Italia, con una certa autonomia di scelta che è normale da un certo punto di vista, ma sembra abbastanza evidente qui da parte di Giorgio Meloni. Noi dicevamo questa, l'ultima cosa che ti chiedo, c'era il giallo su Panetta che avrebbe potuto entrare e quindi sconvolgere un po' tutto l'assetto. Questo era un nome che sappiamo essere circolato tempo addietro, poi sembrava essere tramontata come ipotesi, sembrava nelle ultime ore messa un po' più in discussione la possibilità di Giorgio all'economia, però certo, è chiaro che i fatti hanno dimostrato in ogni caso il contrario. Che voto gli dai alla Meloni per come ha gestito tutto? Senza dare un voto di merito politico, un voto di comportamento in linea, diciamo, con quello che ha sempre professato, sia di essere, insomma, di voler andare decisamente e rapidamente. Ecco, la sensazione è che abbia quantomeno, diciamo, rispettato quelli che erano i suoi intenti, quindi dal suo punto di vista sicuramente voti pieni. Tipo? 7, 8, 9? Beh, sicuramente alti, diciamo, molto alti. Diciamo 8 e mezzo? No, perché 8 e mezzo, ricordo. Un voto alto, ecco, rispetto dal suo punto di vista, un voto alto. Grazie Pier Francesco Ferrara, scusami tanto, è stato gentilissimo, devo dire, certo. Una persona molto, molto educata e fine, lui, infatti io ho sempre un po', diciamo, timore a disturbarlo, perché insomma mi mette un po' in soggezione, perché è una persona così, diciamo... Se dici così, però poi quelli che disturbi più spesso si offendono, quindi... No, ma certo, però magari ho un altro rapporto per lui. No, Franco, scherziamo. Per alleggerire, anche perché la giornata di lavoro è stata pesante e tu veramente l'hai vissuta tutta. No, non è mai pesante. Divertente, sicuramente oggi è una giornata professionalmente divertente, nel senso che al di là del merito, perché poi chi fa il nostro mestiere non esprime giudizi di merito, ma sicuramente le dinamiche le racconta, le vive in prima persona e al Quirinale, poi come hai fatto tu, in prima persona si vive una giornata che sicuramente rimarrà negli annali. Comunque vada a finire, come diceva la Tedaldi, poi saranno gli italiani giustamente a giudicarlo, e comunque la si pensi. Lanfranco, noi... un'altra cosa che volevo dire, che a Montecitorio c'è una sala, che è la sala della regina, dove c'erano due specchi che aveva fatto mettere Laura Boldrini quando era presidente della Camera. Adesso in uno di questi due specchi ci sarà il ritratto della Meloni, che diventerà è diventata presidente del Consiglio e ha riempito quella casella, e adesso manca soltanto quella del presidente della Repubblica. Vedremo come la riempiremo. Perché erano due specchi fatti, diciamo, messi per una sfida, diciamo, a sfondare il cosiddetto tetto di cristallo o di vetro. Sì. Un altro tetto l'abbiamo sfondato, insomma. Adesso ne resta un ultimo, vedremo che cosa tra qualche anno che cosa succederà. Grazie di rispondere. Grazie, davvero grazie a te invece, Lanfranco, grazie per questa ennesima giornata vissuta al centro della scena, grazie a te, e che ce l'hai fatta vivere da vicino. Ancora una volta hai dato occhi all'ascolto della radio, che insomma per una radio non è facile, ma ci sei riuscito anche oggi. Grazie davvero. Allora riprendiamo e poi ci risentiamo, perché domani c'è il giuramento e immaginiamo martedì e mercoledì il passaggio parlamentare. Certo.
E poi lunedì alle 15:30 credo che ci sia una seduta dove verranno date le comunicazioni alla Camera, certo. E anche al Senato credo dove verranno date le, ma al Senato forse martedì, dove verranno date le comunicazioni per i tempi dei lavori parlamentari per il dibattito sulla fiducia. Vi restituisco la linea e grazie di tutto.